I militari del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma, supportati dai comandi provinciali carabinieri di Napoli e Salerno e per l'estensione internazionale da Europol, a conclusione di un'articolata attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure coercitive personali con contestuale sequestro preventivo di beni patrimoniali emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di 9 soggetti, 3 arresti domiciliari e 6 divieti di dimora nella regione Campania, tutti gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione e distribuzione di patenti di guida, carte di circolazione, documenti identificativi nazionali validi per l'espatrio, perfezionata anche mediante la contraffazione di sigilli di Stato su pellicole ologrammate di sicurezza, strumentali al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché falsificazione e distribuzione di ingenti quantitativi di banconote di valuta estera. Il gruppo criminale, anche mediante intermediari stranieri, alimentava diverse filiere distributive di ingenti quantitativi di passaporti falsi in bianco, pronti per la stampa di personalizzazione perfezionata con la posizione delle foto e dei dati identificativi degli utilizzatori finali, il cui terminale più insidioso veniva localizzato a Malta. Il predetto terminale estero risultava funzionale alle dinamiche di immigrazione clandestina, in quanto gli stranieri, soprattutto provenienti dai paesi subsahariani e medio orientali, utilizzando falsi documenti identificativi nazionali, riuscivano ad imbarcarsi su voli diretti verso altri paesi europei, senza dover passare i più rigorosi controlli previsti dai viaggiatori provenienti dai paesi extra Schengen. In tale quadro, contestualmente all'esecuzione delle suddette misure cautelari nel territorio nazionale, nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale attivata dalla Direzione Distrettuale Antimafia con ordine di indagine europeo, le autorità maltesi hanno proceduto alla perquisizione del soggetto individuato quale referente locale del canale distributivo. I documenti falsi, sebbene non dotati di microchip necessari per i controlli elettronici dei dati biometrici, considerando l'ottima qualità realizzativa, riuscivano a superare efficacemente i controlli visivi degli operatori di polizia preposti alle attività di frontiera. Ciononostante, decine di passaporti e documenti similari erano stati sequestrati in Belgio, Svizzera, Francia e Italia nei confronti di stranieri provenienti dall'Italia o da Malta. Considerando le suddette dinamiche, veniva sviluppata un'efficace attività di cooperazione internazionale di polizia, coordinata da Europol soprattutto con la polizia maltese. Il provvedimento esecutivo è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, verso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini, quindi presunti innocenti, fino a sentenza definitiva.